218 gol in carriera tra Serie A, B e C a livello professionistico in Abruzzo, nessuno come Daniel Ciofani. La prima gioia con la maglia del Pescara, club nel quale il bomber marsicano è cresciuto. 25 febbraio 2006, campionato di Serie B. Sarri lo manda in campo al posto di Baune. I minuti finali del match con l'Arezzo in vantaggio per 1-0, rete di Daniele Martinetti. Il buon Daniel, faccia pulita del calcio, ci mette pochissimo, è suo il gol del pareggio. Ne arriveranno altri 217, ma dopo una lunga gavetta e tante difficoltà, Daniel decide infatti di rimettersi in gioco, di andare via da Pescara. Le tappe: Gela, ancora prima Celano, Cisco Roma, Gubbio, Perugia e Frosinone, dove vince due volte il campionato di Serie B. La terza promozione in A, poi con la Cremonese di Fabio Pecchia. Veramente orgoglioso di quello che ho fatto, perché a rivedere poi quel giovane Dani che fa l'intervista, e comunque si sentiva anche a suo agio davanti ai microfoni, però mi fa specie. Sono migliorato in quello, dai. No, ma intanto guardi, devo dire, a distanza di quasi 20 anni, la faccia, no, pulita come sempre. Io credo che questo sia un complimento, che significa che tu hai dei valori, no? Quanto è stata Sì. importante la famiglia? Tantissimo, li ho appena chiamati per avvisarli del servizio e quindi siamo molto legati. Tra l'altro sono qui a Coverciano con mio fratello Matteo, quindi un modo anche per stare insieme. Poi l'insegnamento del settore giovanile del Pescara di Dimascio sono stati fondamentali, perché oggi vedo ragazzi che si approcciano alle prime squadre e non hanno quell'educazione. Quello per me è la base. Sei stato vicino al Pescara qualche anno fa, io mi ricordo che ci siamo sentiti. Sono stato vicino al Pescara nel gennaio dell'ultimo anno a Frosinone, quindi nel 2019, gennaio 2019. Credo che ci fosse mio fratello a Pescara, non vorrei Sì, dire una come stupidaggine. no. Segnò un gol importante contro la Salernitana, l'ultima di campionato, tra l'altro, Matteo. Sì, quell'anno lì. Poi chiamando il presidente dice: uno come te non può andare via gli ultimi giorni di gennaio. Perché comunque qui si starà la storia, nel caso in cui ci saranno modi e tempi per poterlo fare. Poi, finito gennaio, ho fatto tre gol in Serie A con la Sampdoria, col Parma e con la Fiorentina, che abbiamo vinto tre partite, quindi diciamo Per pescare che arrivato in tutto secondo è piano. passato in secondo piano. Però sì, sono stato vicino. Se io penso a Scamacca e penso a Ciofani, sono due giocatori che hanno un motore totalmente diverso. Poi io non Certo. cambierei la mia testa con la sua, questo è poco ma sicuro. Però è così, quindi il mio cervello era da Champions League top, le mie qualità fisiche, insomma, quindi sono riuscito a fare 300 presenze in Serie A e Te le me le tieni ben sono strette, ci godute, le ho mancherebbe. vissute con la Certo. gioia di un bambino che ha realizzato il suo sogno, e non cambierei la mia carriera con quella di altri 100 ragazzi che escono dalle primavere solo perché sono delle plusvalenze, magari restano a giocare in Serie A perché sono obbligati economicamente, perché magari guadagnano 2 milioni Certo. e ci giocano solo perché non possono giocare in altre categorie. 39 anni, lo scorso 31 luglio, hai deciso Sì. tu di smettere? Diciamo che io avrei fatto volentieri un altro anno, ma avrei voluto continuare a Cremona l'ultimo anno. Così non è stato possibile, però mi hanno anche dato la possibilità di iniziare. E sentendo un po' in giro, confrontandomi con direttori, ex compagni e tutto, mi hanno detto: Dani, se ti danno l'opportunità, non la danno molti. È un'opportunità e io, da buon attaccante, ho sfruttato questo assist, cioè ho visto una palla vagante in aria, ho detto: L'hai vabbè, dai, messa dentro. per il momento la strada è quella dirigenziale. Daniel, complimenti per Grazie. tutto, per quello che hai fatto e per quello che stai facendo. Idee chiare, faccia pulita come sempre. È stato un piacere averti collegato via Zoom. Mi avete fatto un grande regalo facendomi rivedere quel servizio. Io, per me Pescara è casa, ci sono cresciuto, è la mia adolescenza, è la prima volta. E quel gol ancora oggi, quando lo vedo, mi vengono i brividi. È stato il parametro dei gol importanti, quindi, ma che forse non hanno mai raggiunto quel picco di adrenalina, insomma.